Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Tutti siamo stati nella parte strana di YouTube. Se per te non è così, ti suggerisco di farci un giro. C'è un procedimento molto semplice di cui ti elencherò tutti i passaggi. Per prima cosa, parti da un video qualsiasi. Gatti, musica, qualunque cosa. Video provenienti dal Giappone potrebbero funzionare ancora meglio. Poi, clicca sul video dei correlati che ti sembra più strano. Il titolo o l'immagine che attira maggiormente la tua attenzione. Infine, continua il secondo passaggio, finché fra i commenti principali trovi «Sono di nuovo nella parte strana di YouTube» o cose del genere. Ora, questo di per sé non è niente di spaventoso, per la maggior parte è solo divertente. Puoi ridere davanti a pubblicità fallite o roba assurda da culture sconosciute. A volte diventa inquietante. Una ragazza senza braccia o gambe che balla, un tizio riempito di tatuaggi che inghiottisce del vetro, un contadino pazzo che blatera di come il governo ucciderà tutti. Può diventare ancora più strano. Scava abbastanza a fondo e potrai trovare la morte. Non intendo notizie di persone uccise, intendo veri snuff movie amatoriali. Nessun effetto speciale, persone vere che vengono uccise. Ora ti starei chiedendo perché YouTube non elimini questi video, vero? Ci sono due ragioni per questo. Primo, ogni giorno vengono caricati video su video, al ritmo di quasi uno al minuto. Talmente tanti che non possono essere analizzati dallo staff di YouTube. Eliminano qualunque tipo di materiale pornografico non considerato arte, ma persino quello riescono a passare. Secondo, i soldi. YouTube presta attenzione solo a ciò che paga. È protetto da copyright o raggiunge un alto numero di visualizzazioni in pochi giorni. Quest'ultimo elemento è la ragione del fenomeno delle 301 visualizzazioni. Per queste ragioni ci sono persone che riescono a caricare video che passano praticamente inosservati. Alcuni lo sono del tutto, con sole due o tre visualizzazioni. Ci sono tonnellate di questi film snuff amatoriali che richiedono solamente un po' di tempo per essere trovati. Prova solo qualche ora. Ti avverto, potresti non odiare quello che vedrai. Potresti anche desiderare di vederne ancora. Oppure, come me, potresti decidere di fare uno di quei video. Da qualche parte devono pur venire, giusto?